2.3 Il sacrificio degli alimbi. Quando i Chozo di Talon IV e i Lumineot caddero, così fecero le altre antiche razze. In una distante regione dell'universo, gli alimbi erano parte di una società militare che manteneva la pace nel loro mondo. Il loro ordine si sgretolò quando un'entità maligna, originatasi da qualche parte nello sconosciuto spazio, giunse su uno dei loro mondi. La creatura era un'entità gassosa che assunse un corpo simile a quello alimbico per iniziare il suo furioso assalto. Questo Juggernaut alieno fu denominato Gorea dagli alimbi e capirono che non avrebbe portato altro che morte. Gorea uccise tutti gli alimbi che trovò e distrusse qualsiasi cosa che bloccava la sua strada. I pianeti del sistema alimbico cadevano uno ad uno per mano di Gorea e gli alimbi realizzarono che la creatura non si sarebbe mai fermata. Gli alimbi si sacrificarono con supremo coraggio, combinarono le loro energie mentali della loro intera razza per forgiare una prigione per Gorea. La fisica prigione venne plasmata in un organico vascello chiamato Oubliette. Il vascello venne lanciato nel vuoto, fuori dall'universo, in modo che avrebbe tenuto il suo indistruttibile prigioniero in esilio per sempre. I sistemi della nave prigione furono in grado di scannerizzare ogni singola molecola dell'imprigionato Gorea e crearono l'arma Omega, un dispositivo che si sarebbe potuto usare per ucciderlo. Le energie mentali spese per questo piano consumarono i corpi fisici dell'intera razza limbica, svanirono dall'universo in un istante. Il loro eroico sacrificio poté proteggere tutta la vita del cosmo dalla furia omicida di Gorea. 2.4 La guerra di Brio. Intanto che le antiche razze dell'universo morivano intorno a loro, il popolo rettile di Brio dovette confrontarsi con i loro problemi. I Brioniani erano un'avanzata specie che viaggiava nello spazio, che aveva imparato molto dalla sua alleanza con i Chozo. La loro società era perennemente divisa da tensioni tra la fazione scientifica e quella religiosa. Nei precedenti secoli quella scientifica aveva dominato, perché i viaggi nello spazio avevano portato benefici e importanti scoperte. Ma visto che i Chozo di Talon IV, i Lumineot e gli Alimbi andarono incontro alla loro estinzione, i religiosi brioniani credevano più che mai che l'universo era un posto ostile e cercarono in tutti i modi di fermare la loro controparte scientifica. Una grande guerra esplose su Brio. Alla fine, i pochi sopravvissuti di entrambe le parti degenerarono in uno stato feroce e primitivo. La razza regredì in animali, vagando tra le rovine di una società ormai dimenticata. La lingua svanì e comandava la legge del più forte. Chiunque atterrasse su Brio sarebbe stato un pasto da uccidere e mangiare. 2.5 Il piccolo piovoso pianeta. Il furioso assalto di vendette, conquiste, veleni e politiche distrusse le antiche razze. Gli Alimbi avevano perso i loro corpi, mentre i Brioniani avevano perso le loro anime. I Lumineot si erano ritirati in uno stato di sonno eterno e i Chozo di Talon IV erano stati condannati ad una morte vivente. Su un piccolo piovoso pianeta chiamato Zebes, l'ultima conosciuta colonia Chozo osservò le stelle con impotenza. Questo piccolo stabilimento della quasi estinta razza Aviaria assistette alla fine del grande rinascimento universale e al lento inizio di un nuovo capitolo della storia galattica. Gradualmente, le razze più giovani stavano lanciando i primi satelliti nello spazio. Col tempo, nuovi imperi sarebbero sorti per prendere posto di quelli antichi. I profeti di Zebes videro le visioni di ciò che i Chozo avevano da sempre predetto: grandi guerre, diffusione di veleno e di morte. E improvvisamente qualcosa di grande fu intravisto. Una grande cacciatrice, vestita in arancione, rosso e verde. I Chozo videro una futura eroina, sola nell'oscurità sotto le superfici dei mondi, la quale combatteva così bene che sarebbe sopravvissuta al male. La videro curare i pianeti avvelenati e finire le guerre galattiche. Videro l'unica chance dell'universo per sopravvivere ad un apocalittico futuro, l'unica in grado di sfidare le antiche profezie, e la videro indossare un'armatura Chozo.